appunto a Keita, non lo vedo come un'alternativa o addirittura a Candreva. Quindi da questo punto di vista ho difficoltà a pensare che lui possa essere titolare con questo modulo. Una cosa su Keita, Keita nel primo tempo aveva fatto una cosa molto bella sull'1-0, l'area di Milan si era praticamente smarcato e l'aveva smarcato Parolo solo davanti alla porta, sì. Solo che Parolo non ci ha creduto alle capacità di Keita. E poi c'è stata un'altra azione, l'unica cosa bella che aveva fatto Kroos durante la partita, dove né Candreva né Keita hanno tirato in porta. Allora nel calcio bisogna tirare in porta. Io ho visto troppe finte nella prima parte della partita, la Lazio nel primo tempo non ha mai tirato in porta e anche questo è un fatto che va analizzato seriamente. C'è stata anche quell'azione in cui è stata data la palla in profondità a Klose, Klose invece di andare e tirare ha ridata verso Basta che entrava. Non è che, e quindi apro questo ragionamento su Klose, secondo te non è che Klose pensa ancora di stare a giocare con la nazionale in cui non doveva più attaccare lo spazio perché doveva solo toccare il pallone con tutti quei palleggiatori e che quindi quest'anno farà poco con la Lazio? Guarda, questo adesso è ancora tutto da vedere perché sai, dopo la prima partita sarebbe anche un po' sciocco diciamo esprimere sentenze di questo tipo. Io sono convinto che con tutto l'affetto io Klose non l'avrei confermato, avrei puntato su un altro tipo di attaccante. È chiaro che faceva più comodo alla società spendere un contratto a 2,5 netti, quindi sono 5 lordi, per Klose piuttosto che andare a spendere 15 milioni per un calciatore magari serio. Insomma, la Lazio sull'attacco non ha speso un euro, perché ha preso Giorgio e dice a parametro zero. Cioè ci sono i costi vivi delle spese degli ingaggi. Ma ripeto, la Lazio da questo punto di vista la vedo molto ma molto scoperta e sappiamo bene che il rendimento di Klose è una delle incognite più grosse che riguarda la Lazio di quest'anno. Poi sono convinto che lui il suo lo farà, però non possiamo sperare che lui arrivi e diciamo risolvi i problemi della Lazio. Questo sono d'accordo con te. Senti, invece non, secondo me non bisogna buttare la croce addosso all'olandese, però quello che dicevamo nelle settimane precedenti si è avverato, cioè il fatto che lui non è un fulmine di guerra e che comunque c'ha bisogno di un difensore dominante tra virgolette vicino. E ieri, insomma, come tu avevi detto bene, Xana ovviamente questo ruolo non l'ha fatto perché ha delle responsabilità anche sul secondo gol, che l'unico giocatore che entrava dentro il cross di Abate era Essien e se lo sono Montari, cioè se lo sono perso. La difesa secondo te può migliorare con Gentiletti oppure è quella che abbiamo visto ieri? No, guarda, io sulla difesa te l'ho detto, secondo me Gentiletti è un giocatore che sicuramente darà qualcosa di più, però non ci aspettiamo che sia il migliore di Biava, cioè io sono convinto che la Lazio pagherà le approssimazioni della società. Nel senso che, ripeto, è allucinante il fatto che da 4 mesi si sapeva che la Lazio avrebbe dovuto acquistare 2 centrali subito, uno è arrivato a fine luglio, cioè De Vrij, solo perché diciamo si erano resi conto che lo schiaffo ricevuto per la vicenda Story era troppo pesante da digerire per i tifosi e hanno acquistato un fretta e furia De Vrij. E poi ci hanno messo praticamente altri 24 giorni per acquistare Gentiletti, cioè la dimostrazione comunque di un'approssimazione quando invece la Lazio avrebbe dovuto consentire a Pioli di partire in ritiro per lo sfidatore con almeno un centrale nuovo. Cioè Pioli ad lo sfidatore ha lavorato con Novaretti, Sana e Sianì. Cioè questo dimostra chiaramente l'approssimazione vera di questa società.
Insomma, io credo che da questo punto di vista, io ero più ottimista qualche giorno fa. Francamente non è che una partita può cambiare un giudizio, però onestamente rivedo le stesse cose dello scorso anno, che è una squadra che comunque in difesa è un colabrodo, questo è il punto. E allora quando affronti squadre poi come il Milan, che sono più o meno sullo stesso livello, tu ne prendi tre. Quindi Gentiletti non lo so quello che può dare, sai, è un punto interrogativo. Sari ha detto che la stampa ha sparato con Gentiletti troppo facilmente, però insomma, francamente Max, Tare ne ha portate di vite qui a Roma, ma proprio tante. Insomma, quindi è normale che c'è prevenzione nei confronti suoi. Certo, certo. Senti, Pioli ha detto abbiamo bisogno di continuare a lavorare e di amalgamarsi. Allora, questa però è una squadra che non ha fatto né tournée in America, in Cina, in Thailandia e in Sud America. È una squadra che ha fatto, ti posso dire, un ritiro classico come si faceva negli anni 90, in cui si va... Negli anni 80, quando stavi in Serie B. Bravissimo. Allora, anni 80 in Serie B, perché ti posso dire che negli anni 90, con Cavalieri presidente, la Lazio vinceva il torneo di Carranza a Cadice, battendo in finale calcio di rigore di Real Madrid. Bravissimo. Ti parlo della Lazio di Cavalieri. Esatto, di Ruben Sosa, con Dino Zoff in panchina, con Ruben Sosa, Pedro Troglio e Sclosa. Esatto. Ecco, così ce le diciamo tutte le cose. Esatto. Facevo la partita contro il Real Madrid, io mi ricordo un 4-1 in pieno agosto ritirato per Werder Brema. Vero. Va bene, cioè adesso noi abbiamo difficoltà a fare una partita di Serie A contro io non lo so, guarda, ci sono delle cose che sono incomprensibili per davvero, e ripeto, come è incomprensibile il linguaggio del presidente dopo la partita di ieri. In compenso, allora, Max, fammi fare questa breve diciamo così digressione. Ho conosciuto ieri sera, ho visto in previsione uno peggio, glielo dico, che è il presidente della Sampdoria, Ferrero. Ah, ecco, veramente personaggio, ecco, quello è l'unico presidente che non vorrei mai, dopo lo dito, come presidente della mia squadra. Io non mi è capitato. Dove l'hai visto? Su che canale? Visto su Sky, una cosa, ti giuro, patetica, allucinante. Si è messo a imitare il dialetto siciliano, che come sai è uno dei dialetti più difficili da imitare per certi aspetti. E in diretta, facendo una specie di offerta cinematografica ad Aria D'Amico, una cosa veramente molto ma molto preoccupante per la Sampdoria e per il futuro della Sampdoria, te lo dico tranquillamente. Ci credo. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo sulla Lazio è questa. Di oggi ci doveva essere questo comunicato, io non so se poi c'è stato oppure domani o stasera da parte della Curva Nord. Continuerà secondo te la protesta come era iniziata, oppure magari si andrà scemando e quindi l'Olimpico magari raggiungerà quei 10-15 mila spettatori? Ma guarda Max, io credo una cosa, credo che la protesta continuerà da parte di una Francia, perché c'è molta stanchezza. Poi è chiaro che il tifoso alla fine, soprattutto l'ultra, dice va bene, io mantengo il mio giudizio sullo dito, ma allo stadio ci vado. Però è chiaro che il malessere è tanto, e poi ti ripeto, ce lo siamo detti tutta l'estate, è mancato il colpo, cioè è mancato il giocatore che ti doveva far sognare. Questo è il punto vero, cioè non ho preso neanche... ecco, per fare un esempio, riturba della situazione è proprio la dimostrazione che c'è proprio l'incapacità di investire, di poter invertire la rotta. E allora mi spieghi come, ecco, tutti questi, diciamo tra virgolette, grandi opinionisti in televisione, in radio, questi grandi giornalisti mettono la Lazio diciamo tra il terzo e il quinto posto? L'ho detto pure io, perché comunque noi abbiamo due squadre che l'abbiamo visto anche in questi giorni, sono superiori alle altre.
lo siamo detto dall'inizio, Juventus e Roma. Sì. Poi dico in ordine alfabetico, poi dopo non so se arriverà prima la Roma o la Juve. Poi c'è tutto quanto un, diciamo così, abbiamo detto, un livellamento tra il terzo e l'ottavo posto, dove tu infini Fiorentina, Inter, Lazio, Milan e Napoli. Perché abbiamo per scontato che Torino e Parma si sono indebolite rispetto allo scorso anno, perché comunque il Torino ha perso Cesci, ha perso Immobile, il Parma forse perde Biaggini, anche se ora l'ultima notizia è che sembra che sia saltato il trasferimento con Milan di Biaggini. È chiaro che allora si pensa che la Lazio possa comunque aver recuperato almeno due o tre posizioni. Francamente, sai, bisogna capire poi come una squadra viene messa al campo dall'allenatore. Io ho visto per esempio una Fiorentina che ha rinunciato a giocare nel primo tempo contro la Roma, ma invece nel secondo tempo ha messo le corde la Roma. Quindi è una squadra che dimostra comunque di avere nella possibilità di fare un grande campionato, così come lo stesso Napoli, in grossa difficoltà col Genoa nel primo tempo, ma negli ultimi minuti Napoli ha voluto vincere quella partita. Certo. Molte volte le partite si vincono anche con la rabbia, cioè il Napoli aveva fallito incredibilmente tre palle gol alla fine, ne aveva sbagliata una terza con Higuaín al 94esimo, loro hanno recuperato un pallone al tre quarti campo e il nuovo entrato De Guzman ha segnato. E alla fine quelli sono punti, c'è poco da fare, la Lazio e Genova ci vorrà tra tre settimane. Sono in grado di uscire fuori indenne da quest'altra partita? Ti pare normale, Max, che la Lazio contro il Genoa abbia perso sei partite negli ultimi tre anni? È normale che vada a Milano con Milan e non vinca da 25 anni? Cioè, ci sono dei dati della Lazio che sono preoccupanti da un punto di vista proprio anche statistico. Certo. Capito? Cioè, io devo essere sincero, il Napoli è stato criticato da tutti, anche da me, ma ieri a Genova ci ha messo veramente l'anima per vincere la partita. Esatto, hai detto una grande... Io la lascio con questa intensità, ho difficoltà a vederla a Genova. Ci ha messo il Napoli ieri ci ha messo grande carattere, grande intensità, e ce l'ha messo in particolare. Io faccio sempre questo esempio, questo è il grande giocatore che è vice campione del mondo, che ha giocato con Real Madrid, che ha vinto tante cose e che è probabilmente uno dei migliori attaccanti che ci sono al mondo e che sta fuori dall'Europa. Magari un altro avrebbe detto, quante volte noi abbiamo detto, ma chissà, magari se ne va, eppure ieri io l'ho visto. C'è stato un tentativo del Valencia comunque, sì, adesso. Sì. Il Valencia ha offerto 30 milioni per il Higuaín. Il Napoli chiaramente non ha il tempo per acquistare un giocatore in sostituzione, però comunque c'è un tentativo, ma questo era scontato. Però ieri, voglio dire, non me ne vogliano chi ci ascolta, però per carità, tanto de cappello, ha una storia, un curriculum fantastico Miroslav Klose, però ieri Higuaín veramente ha fatto a sportellate con tutti, e a me non mi sembrava che Klose faceva sportellate, anzi cercava più la finita. Klose si è adeguato, ma Klose, ricordati che Klose il primo anno che è venuto ha giocato a sportellate pure lui. Esattamente. Non so dimenticare mai, perché era venuto con delle prospettive che poi la società non ha assolutamente più garantito a nessuno. Però si è capito che con questa società l'obiettivo più importante è arrivare in Europa League e vincere il derby, ed è chiaro che si è attenuto a questo tipo di appiattimento. C'è poco da fare, dobbiamo dire la verità, Max. Sì. Purtroppo è così. Cioè, il presidente che parla di calcio escatologico, io ci sto tutta la mattina a cercare di capire che significasse. Beh, francamente lo ritengo molto imbarazzante, e sai, io sono sempre uno moderato su questa vicenda, però comincio veramente a stancarmi, perché anche lui dovrebbe cambiare atteggiamento. Cioè, tutta Italia ha riso ieri sera di fronte a quella che fino a quell'intervista dalla Domenica Sportiva. Sì, è stata una cosa patetica, che veramente alla fine poi fa vergognare il tifoso laziale. No, sono veramente d'accordo con te, tu lo sai come la penso io, molto più estremista di te. No, tu sono sempre più radicale rispetto a me, su questo non c'è dubbio. Io riconosco che ha rosito soltanto una cosa, che è l'unico che si è voluto prendere la Lazio, perché la realtà è questa, altrimenti la Lazio sarebbe finita a fallimento. Però poi io ritengo che dopo 10 anni il ciclo era finito. A prescindere dalla contestazione, cioè dopo 10 anni
si tirano le somme. È evidente che lui più di tanto non può fare. Indubbiamente, indubbiamente. Senti, passando invece... È per questo che sei qui.